Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanella per non perdervi nessun altro mio video. E con questo vi lascio al video. Vito, perché ci hai lasciati? Perché Francesco ha dovuto iniziare a farlo? Vito, perché è dovuto succedere? Sono così triste che mi viene pure da starnutire. Perché è dovuto succedere questo? Perché? Ti prometto che finirò la nostra avventura e ne inizia una nuova in cui sarai anche tu, Fido, te lo prometto. Detto questo, iniziamo con il video. E ciao a tutti ragazzi, quel vostro bellissimo e unico Titan di quartiere. E adesso ho fatto, come avete visto, ho fatto una promessa a Fido, cioè quella di finire questo mondo, iniziare uno nuovo in cui noi potremo finalmente avere il nostro Fido. Peccato, non ho avuto nemmeno il tempo di dargli il nome che si meritava. Però una cosa la so, cioè che noi finiremo Minecraft per lui. Finiremo Minecraft per lui. Forse aggiungeremo anche qualche personaggio secondario, ma io e Francesco ce la faremo, li batteremo. E forse faremo anche pace al prossimo episodio, però se il prossimo episodio in cui l'accompagnerà magari faremo pure pace, ma per il momento no, Francesco, mi dispiace. Cioè su Minecraft intendo, perché noi ci siamo vicini e abbiamo litigato su questo mondo, quindi cioè chi pensa che abbiamo litigato per davvero non è che è successo per davvero, perché noi siamo comunque amici, non è come io da non faccio una pensata tranquilli. Vabbè, però c'è un idolo in particolare di cui non parlo mai, perché se no mi segnalerebbe, anche se lo dovrei fare io. Però stai tranquilli, non mi metto in mezzo. Bella grotta, bella grotta, uè, rispetto, bella grotta. Ah. Fissa. Ok, carbone, legno, tutto tranne il legno, fantastico. Perfetto. Ok, cap, volo. Questa è la nostra farm di scheletri. Vattene te, parassita. Devo riuscire a piazzare la mia torcia. Allora che i duri iniziano a giocare, ma ce la fai? Ce la fai? Sì, ho messo la torcia. Adesso tocca a noi. Pikachu, tocca a noi. Cioè, spada, tocca a noi. Eliminiamo, sterminiamoli tutti. Li sterminano tutti. Per sicurezza uno qua. Per sicurezza tappiamo qui. Così non può, anche se arriva lo scheletro, non mi può sparare dalla. Io ho cattato caduta della piuma 2. Questo ci potrà essere molto utile. Altro pane. Dai, che forse finalmente potremmo farci pure l'arco per Francesco. Anzi, dai, ce la faremo a farci l'arco pure per Francesco. Bella, zii, bella. Bella, zio.
Bella. Mi devo ricordare di non morire assolutamente. C'è una serie, un valuta portale. Dove mi cai fido? Con solo queste forze. Io porterò a termine questa serie. Prometto. Don't stop me now. Don't stop me now. Like a tiger. E fate il volo di sotto. Vi prendete in giro? Un solo diamante? Io avrei scavato tutto questo pezzo. Per cosa? Per uno stupido e solo diamante? Per un solo diamante? Ah, sì. Io così rischiate di farmi schiattare per colpa di un creeper. E voi mi ricompensate così. Guarda che burbonda la lava. Cavolo, fai che burbonda, sul serio. Cavolo! Vabbè, vi taglio quando uscirò da qui. Matteo, come ho fatto ad essere così cieco da non vedere questo bel diamante? Qualcuno dice che oggi facciamo un selfie con il diamante per il mio amico, cioè Francesco, che sia la nostra prima spada in diamante. Cristo santo, che cos'è? Oh mio Dio, vabbè, io mi sto tenendo in serie i blocchi d'oro per sapete per cosa? Per il mio asso nella manica, nella manica contro l'Ender Dragon. L'Ender Dragon morirà e io sopravviverò, e tutto questo grazie alla mia arma segreta che non vi posso rivelare, altrimenti non sarebbe più segreta, no? Vabbè, visto che non vi voglio tenere sulle spine, perché già vi tengo sulle spine perché sono maledetto. Anzi no, il vostro asso nella manica non ve lo spoilerò. Non lo spoilerò. Sapete perché? Perché non sono uno youtuber fasullo. Non sono uno youtuber, cioè come dire, uno di quelli cazzo. C'è a caso un altro spawner. Ah, adesso che fate, eh? Mi fate... Francesco, Gian Patrizio, ma che me fa? Realmente! Forse potremmo avere un cavallo, mio Dio! Ah, pure la targa del nome, bene! Da dove cazzo è spawnato questo? No, aspetta! A meno che... No, devo sbrigarmi, c'è un altro spawner sopra! Oddio, c'è un altro spawner! L'ho capito, ci sta un altro spawner!
sola. Potrò spugnare altri bus. Vabbè, tanto... Vabbè, prepariamo quella per l'ospite, dai. Quella per l'ospite, dai. Per un ospite, magari. Magari per un ospite, a quel punto dobbiamo... Abbiamo bisogno, magari. Cioè, che ne sapete che magari arriva un ospite speciale. E invece no, volevate, pensavate che mi avrei tagliato fino a quel pezzo, invece guarda, un imprevisto ha fatto vedere la nostra rimonta, la nostra difficile, che in realtà ne è venuto e vince, ho solo trovato cose ultra fighe che potrebbero portarci a la vittoria contro gli zombie. Vabbè, cavolo, vi lascio a quando esco.